Allo stadio Renzo Barbera si affrontano Palermo e Carpi, una partita che ha tutto il gusto di una classica sfida di fine stagione, una scampagnata. Al Carpi basta un punto, al Palermo invece è già ampiamente in Serie A anche con il primo posto. Invece succede l'imponderabile, perché il Carpi se la gioca a viso aperto e il Palermo ha voglia di centrare il record di punti bissato dalla Juventus nell'ultima sua apparizione nel campionato cadetto. È la partita di Antonio Di Gaudio, è la partita del suo cuore, lui palermitano di nascita, rosanero di fede, ed è subito lui a mettere in imbarazzo Muñoz, a farsi atterrare da Stevanovic per Minelli. È calcio di rigore, giustissima la decisione del fischietto varesino, con Stevanovic ingenuo nell'andare a falciare Di Gaudio. Mbakogu va a spiazzare Sorrentino per Jerry Mbakogu, il sesto gol stagionale, gran finale di stagione per l'attaccante nigeriano. Gran partita in generale la sua, questo è il suo sesto gol, riproposto la freddezza con il quale spiazza Sorrentino. Poi nel Palermo inizia la girandola di cambi, tanti gli infortunati, ben due in 16 minuti in campo, Andelkovic e Bolzoni. Ancora il Carpi in avanti con Di Gaudio, ancora a mettere in imbarazzo la difesa palermitana, e poi è Sorrentino a compiere il miracolo su Di Gaudio, che compie lo stesso errore fatto in casa contro il Bari, non la piazza, la mette troppo centrale. Si fa male anche Edgar Barreto, entra Bolzoni, il Palermo va dall'altra parte e da Prelà è bravo a procurarsi un calcio di rigore molto generoso per un atterramento di Porcari. È una furia Beppi Pillon il fallo di Porcari, è veramente venale. Ancora Colombi, Simone Colombi, finale di stagione pazzesco per il portiere di proprietà dall'Atalanta, parata meravigliosa su Dybala, un rigore ben calciato, è stato bravissimo il portiere del Carpi. Ancora il Palermo, ancora un miracolo di Colombi che va ad anticipare Belotti. Lui è lui, la vera bella scoperta di gennaio per il Carpi. Ancora Palermo in avanti, il colpo di testa su Prosdi da Prelà proprio di Bolzoni, e il Palermo perviene al pari, un pari meritato perché il Palermo stava spingendo di più, decisiva la deviazione di Legati, che aggiusta quel tanto che basta il pallone a Bolzoni, che la piazza là dove Colombi non può arrivare. Con le immagini si va alla ripresa, dove il Carpi ha tanta voglia di dimostrare di poter vincerla questa gara, di infliggere la seconda delusione al Palermo. Palermo che resta in 10, lo avete visto, per le proteste di Vasquez. Resta negli spogliatoi il trequartista siciliano, ma è ancora il Palermo a rendersi pericoloso. Un errore in disimpegno, la palla diventa giocabile per Dybala. Ingenuo qui Pesoli a farsi rubare il pallone, è Dybala a chiudere il compasso e a mancare il secondo palo. Poi il colpo di testa da parte di Muñoz ed è ancora strepitoso Simone Colombi, parata sulla sua sinistra a levare il pallone dal palo. Ancora un calcio di punizione, stavolta sempre Ezequiel Muñoz a mancare il palo di pochissimo. È un Carpi che è in affanno, prova a uscire dal guscio. Il colpo di testa di Simone Romagnoli sul perfetto assist di Porcari è alto sopra la traversa. Altra grande stagione quella di Simone Romagnoli, capovolgimenti di fronte continui, ancora il cross da parte del Palermo, Belotti sbaglia tutto quello che si può sbagliare, aveva bruciato Pesoli sul tempo e poi Belotti non riesce a centrare i pali della porta di Colombi, errore madornale anche da parte di Elie Legati, cross perfetto dalla sinistra e il pallone alto, ancora Dybala a lavorare questo pallone per Stevanovic che dribbla su Pesoli e poi piazza il pallone, se freddissimo Colombi a rimanere in piedi a parare il pallone. Eccolo il cambio che spacca la partita, fuori Di Gaudio, dentro Lorenzo Pasciuti. È proprio Pasciuti imbeccato da Sgrigna ad andare a mettere dentro un gol eccezionale, freddezza e precisione per Lorenzo Pasciuti, è lui l'uomo biancorosso, segna lui il gol della matematica salvezza. Grandissimo gol, possiamo riapprezzare dalla riproposizione del replay come Lorenzo Pasciuti con grande freddezza vada a battere Sorrentino. È l'ultima azione di questa partita,